Benvenuti sul canale della Fatta Tutto Fare. Nel video tutorial di oggi vi mostro come realizzare una stola che vi potrà servire in mille occasioni diverse. Una stola che, come vedrete alla fine del tutorial, può essere interpretata in vari modi. Non perdete la parte finale perché è quella in cui troverete i maggiori suggerimenti. Intanto diamo un'occhiata all'occorrente e poi al tutorial. Per realizzare la mia stola ho scelto il filato Grace, è un filato made in Italy che trovate sul sito della Tessiland. Come sempre giù nel box informazioni vi lascio i link diretti dei prodotti. Sulla cartina, come sempre, trovate tutte le indicazioni utili, nonché le certificazioni. Questo prodotto è composto dal 52% di nylon e 48% di fibra metallica. Ha una resa davvero straordinaria se pensate che per 25 grammi di filato ci sono ben 180 metri di prodotto. Io ho scelto la variante oro, ma di varianti ce ne sono tantissime per poter interpretare questo progetto. Il filato Grace si può utilizzare da solo o in combo con altri prodotti, sia in lana che in cotone. Intanto diamo un'occhiata anche a quello che sarà lo schema che andremo ad utilizzare per questa stola, uno schema bellissimo che potrete utilizzare per un'infinità di progetti. Il multiplo di 18 più 1, quindi in base allo spessore del filato, lo avvierete tante volte quanto necessario per raggiungere la misura che vi occorre. Per quello che riguarda i punti alti, come disegnati nello schema, io ho deciso di apportare una modifica andandoli a lavorare allungati invece che in modo tradizionale. Ovviamente è un aspetto facoltativo. Intanto vi faccio dare un'occhiata alla stola che ho cominciato a realizzare, così potete rendervi conto di come renda questo punto. Noi andremo praticamente a disegnare come delle pigne. Il disegno è bello sia a letto in orizzontale che in verticale. La stola che andrò a realizzare avrà una misura di 40x160, ma potrete variarle a vostro gradimento. Infatti, tradizionalmente la lunghezza della stola è di 180 cm. Detto questo, siccome io la andrò a cucire, posso permettermi di lavorarla leggermente più corta, proprio perché non ho bisogno di fissarla in modi particolari. Sapute le misure, quindi 40x160 o 180, avrete facoltà di decidere se avviare il vostro lavoro per l'altezza o per la lunghezza. A questo punto mi munisco di uncinetto numero 3 e comincio a caricare le mie catenelle. Io vi realizzo un campione perché la stola è già avviata, vi ricordo che il multiplo è di 18 più 1. Caricato il vostro multiplo, come sempre, soprattutto se avviate il progetto per la lunghezza, quindi 160 o 180, vi consiglio di aggiungere qualche catenella in più per evitare di trovarvi in difficoltà alla fine della prima riga. Quindi vado a rientrare nella catenella precedente, quindi dovete fare 18 più 1 più la catenella per voltare. Quindi rientrate nella catenella precedente. Fate punto basso più 2 catenelle, poi ne aggiungete altre 3. In questo modo potete avviare un totale di 6 punti. Dovete saltare 2 maglie di base e nella terza maglia vi dovete chiudere con un punto basso. Una volta realizzato il punto basso, dobbiamo di nuovo caricare 3 catenelle e lavorare il primo motivo, quindi facciamo 3 catenelle. Andiamo a prendere il filo sull'uncinetto, vedete lo schema, quindi saltando 3 maglie di base, 2 maglie di base ed entrando nella terza vado a lavorare un punto alto non chiuso, vuol dire che estraggo il filo mediante le due asole e lascio l'ultima sull'uncinetto. Rientro nella stessa maglia di base, lavoro di nuovo un punto alto non chiuso e quindi a questo punto avrete 3 asole complessive sull'uncinetto. Queste tre asole vanno chiuse insieme. In questo modo avrete realizzato la prima coppia. Fate una catenella di separazione alla quale farete corrispondere un punto di base saltato. Nel punto di base seguente ripetete di nuovo punto alto non chiuso e punto alto non chiuso. Quindi chiudete le tre asole insieme, aggiungete una catenella, saltate un punto di base e andate nella catenella successiva. Vi consiglio di lavorare morbida la catenella, in modo che non abbiate difficoltà ad entrare con l'uncinetto. Un trucchetto potrebbe essere quello di lavorare la catenella con mezzo numero di uncinetto in più. Detto questo, facciamo l'ultimo gruppo, quindi saltiamo una maglia dopo aver fatto la catenella e lavoriamo di nuovo due maglie alte non chiuse, chiuse insieme. Questo diciamo che è il nostro primo motivo. Una volta chiuse
le due maglie, andiamo ad aggiungere 3 catenelle e quindi andiamo a saltare sempre due maglie di base e nella terza andiamo a chiuderci di nuovo con una maglia bassa. Quindi procediamo con 3 catenelle, saltiamo due maglie di base e nella terza eseguiamo un punto basso. Di nuovo 3 catenelle di separazione, saltiamo due maglie di base, nella terza maglia andiamo a lavorare una maglia alta o maglia alta allungata. Quindi vedete dove ci troviamo? Andiamo a fare di nuovo 3 catenelle di separazione, quindi saltiamo due maglie di base e nella terza chiudiamo con la maglia bassa. Diciamo che quello che abbiamo appena fatto è un motivo completo che si basa su una sequenza di 18 maglie più una. Quindi tante volte avvierete questa sequenza in base alla lunghezza o all'altezza che volete raggiungere e in base anche allo spessore del filato. Se lo spessore è diverso, chiaramente i punti da avviare saranno diversi. Quindi a questo punto andiamo a fare, come detto, 3 catenelle e ricominciamo la sequenza delle maglie alte non chiuse e chiuse insieme. Una catenella di separazione, saltiamo un punto di base, andiamo nella maglia seguente, lavoriamo punto alto non chiuso nella stessa maglia, chiudiamo le tre asole insieme e aggiungiamo una catenella. I gruppi, come si vede dallo schema, sono 4. Quindi di nuovo due maglie alte non chiuse, chiuse insieme, catenella, saltiamo un punto di base e andiamo a fare l'altro gruppo. Vedete? Quindi 3 catenelle di separazione, saltiamo due maglie di base e ci blocchiamo con un punto basso nella terza catenella. Di nuovo 3 catenelle, un punto alto sempre nella terza maglia di base. 3 catenelle e ci chiudiamo con un punto basso sempre nella terza maglia di base. Vedete che la sequenza è molto semplice e ripetitiva. Il problema, diciamo, si potrebbe porre quando lavoriamo i gruppi delle due maglie alte perché la catenella si allarga leggermente e quindi tende a chiudersi quella successiva ed è quella che rischiamo di saltare. Per questa ragione vi consiglio, soprattutto se vi avviate per la lunghezza, di caricare qualche catenella in più, così se un paio le saltate non succede niente. Procedo lavorando di nuovo 4 motivi e in questa sequenza, seguendo questa sequenza, andremo a completare tutta la prima riga. Quando siamo alla fine della riga, dopo aver lavorato l'ultimo gruppo di maglie alte chiuse insieme, facciamo 3 catenelle, facciamo una maglia bassa sempre nella terza maglia di base, di nuovo 3 catenelle, saltiamo 2 punti. E lavoriamo l'ultima maglia che sarà una maglia alta, quindi è qui che dobbiamo chiudere il nostro motivo. Quindi chiudiamo con un punto alto le catenelle che avevo aggiunto per sicurezza, come vedete mi sono avanzate, quindi mettetele a male che vada, le dovrete disfare. Però almeno se ne avete saltate un paio non correte mai il rischio di dover ricominciare il lavoro. Detto questo, ripartiamo. Dobbiamo ricominciare il lavoro tenuto conto che i motivi risulteranno sfalsati, quindi mentre una pigna cresce, l'altra diminuisce e viceversa. In questo modo i motivi si incastrano tra di loro. Vado a ricominciare con una, due, tre catenelle che compongono il primo punto alto e poi vado ad aggiungere altre 3 catenelle come mi dice lo schema. Quindi nel primo archetto sottostante, appena sotto, mi vado a chiudere con una maglia bassa. Dopo aver eseguito la maglia bassa, aggiungo 5 catenelle di separazione e vado direttamente sulle maglie alte non chiuse. Adesso ci interessa lavorare negli spazi tra un gruppo e l'altro. Quindi, dopo la prima coppia, nello spazio della catenella, entrate col vostro uncinetto e ripetete di nuovo 2 maglie alte non chiuse e chiuse insieme. Quindi, punto alto non chiuso, punto alto non chiuso. 3 asole sull'uncinetto da chiudere insieme. Facciamo la catenella, entriamo nello spazio successivo e ripetiamo di nuovo punto alto non chiuso, punto alto non chiuso, chiudiamo e facciamo la catenella. Quindi andiamo nell'ultimo spazio tra il terzo ed il quarto motivo e ripetiamo una coppia. Come vedete, se nella riga precedente le coppie erano 4, adesso sono diventate 3. Andiamo adesso a ripetere di nuovo 5 catenelle di separazione in modo da poterci bloccare nell'archetto successivo.
5 catenelle di separazione vanno bloccate praticamente nell'archetto che si trova prima della maglia alta, perché noi abbiamo un archetto precedente più piccolo, dovete saltare e andare nell'archetto che precede la maglia alta. Quindi cercate la maglia alta, entrate nell'archetto, lavorate la maglia bassa, aggiungete di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e subito dopo la maglia alta, nell'altro archetto, di nuovo fate un punto basso e quindi 5 catenelle. Queste 5 catenelle vi porteranno dritte verso le coppie di maglie alte. Questo archetto posizionato sulla maglia alta sarà quello che ci servirà nella riga numero 3 per avviare le prossime pigne. Quindi dopo le 5 catenelle scavalchiamo il primo gruppo di maglie alte non chiuse, andiamo tra il primo e il secondo gruppo e nello spazio della catenella ripetiamo 2 maglie alte non chiuse, catenella di separazione, spazio successivo tra il secondo e il terzo gruppo e andiamo a lavorare di nuovo una coppia di maglie alte, catenella. E entriamo adesso nello spazio tra il terzo e il quarto e lavoriamo come abbiamo fatto prima, tre gruppi. Quindi aggiungiamo di nuovo le 5 catenelle di separazione ed il punto in cui bloccarvi con la maglia bassa è l'archetto che precede la maglia alta. Quindi fate qui la maglia bassa, quindi farete di nuovo un archetto di 5 catenelle che chiuderete subito dopo la maglia alta. Di nuovo 5 catenelle e andiamo di nuovo a lavorare i gruppi di maglie alte non chiuse. Come vedete la sequenza è molto semplice, nonché ripetitiva e si sviluppa il tutto in poche righe di lavorazione, quindi il lavoro si memorizza anche molto facilmente. Quindi lavorate gli ultimi tre gruppi di maglie alte non chiuse. Qui l'unica attenzione per questo schema che non è lavorato in tondo sarà l'apertura e la chiusura dei giri. Quindi faccio di nuovo 5 catenelle di separazione e vado a chiudermi nell'ultimo archetto disponibile, che era quello iniziale, formato da 6 catenelle. Quindi faccio di nuovo, dopo la maglia bassa, 5 catenelle, cioè 3 catenelle e il punto alto, che è l'equivalente delle 6 catenelle di partenza, in modo da avere, come vedete, un archetto piccolino. Abbiamo chiuso la seconda riga di lavorazione. Dopo aver chiuso la riga numero 2, iniziamo con la riga numero 3. Ci andiamo a sollevare con 3 catenelle e nello spazio di questo archetto piccolino che abbiamo fatto per ultimo, entriamo lavorando altre 2 maglie alte, per un totale quindi di 3 punti. Fatti i quali, aggiungiamo sempre 5 catenelle di separazione e torniamo a lavorare i nostri gruppi di maglie alte. Gli spazi delle catenelle sono 2, 1 e 2, quindi lavoreremo solo 2 gruppi. Entrando sempre nello spazio delle catenelle, lavoriamo 2 maglie alte non chiuse, le chiudiamo, facciamo la catenella di separazione e andiamo a lavorare l'ultimo gruppo nell'ultimo spazio rimanente. Come vedete, questa pigna è quasi finita. Nel prossimo giro facciamo l'ultimo gruppo al centro e abbiamo chiuso. Intanto aggiungiamo 5 catenelle e andiamo a cercarci il ventaglietto piccolo centrale, quello lavorato sulla maglia alta. Vi ricordate, abbiamo fatto un archetto grande, questo piccolino sulla maglia alta e l'altro archetto. A noi interessa questo centrale sulla maglia alta. Qui andremo a lavorare un ventaglio di 5 maglie alte. 5 maglie alte che potete lavorare anche allungate, come io vi mostrerò, se volete che, insomma, i punti siano leggermente più alti. Questo significa estrarre il filo non mediante le prime due asole, ma solo mediante la prima, poi estraete tramite due, poi chiudete. È un po' più alto della maglia alta, un po' più basso della maglia doppia, ma questo è un mio capriccio, nel senso che ho provato, mi piaceva di più così. Se vi risulta complesso, fate la maglia alta classica come da schema, quindi o maglia allungata o maglia tradizionale. L'importante è che i punti siano 5. Fatti i quali, vedete il vostro ventaglietto, aggiungerete sempre 5 catenelle di separazione, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e andate a fare i gruppi di maglie alte chiuse insieme, che vi ricordo sono 2 in questa riga di lavorazione, catenella,
l'altro gruppo di 2 maglie alte, aggiungiamo di nuovo 5 catenelle di separazione, cerchiamoci l'archetto posizionato sulla maglia alta e di nuovo 5 maglie alte o 5 maglie alte allungate. In questo modo andrete a procedere per concludere anche questa riga. Vi ricordo che la chiusura della riga sarà la seguente. Come avete fatto l'ultimo gruppo di maglie alte non chiuse, aggiungete 5 catenelle. Nell'ultimo archetto piccolino lavorate 3 maglie alte. Ricordatevi che come aprite la riga, così la dovete chiudere, quindi se non avete lo schema a disposizione, dovete rivedere l'inizio. Comunque queste 3 maglie alte equivalgono a mezzo motivo, quindi a mezzo ventaglio. A questo punto possiamo avviare la riga di lavoro successiva. Vado a lavorare 4 catenelle, 3 come maglia alta più una come catenella di separazione e lavoro poi un punto alto sul secondo punto alto. Faccio poi la catenella di separazione e ripeto di nuovo un punto alto, quindi di fatto sulle 3 maglie alte sottostanti per ciascuna lavoriamo un punto alto aggiungendo semplicemente la catenella di separazione. Fatto questo, non ci resta che fare 5 catenelle e andare a chiudere la prima pigna avviata. Infatti, vedete sotto avete 2 gruppi, quindi c'è lo spazio di una catenella, ci entrate e lavorate 2 maglie alte non chiuse, chiuse insieme. A questo punto fate di nuovo un archetto di 5 catenelle e sul ventaglio sottostante, che era composto da 5 maglie, lavorate per ciascuna una maglia aggiungendo la catenella di separazione. Come vedete, io sto lavorando le maglie alte allungate, ma voi potete fare, come detto, anche la maglia tradizionale. Quindi catenella, punto alto allungato nella maglia successiva, catenella, punto alto allungato, catenella, punto alto allungato. Vedete, dovete lavorare un punto alto per ogni maglia sottostante. In questo modo avviamo poi la pigna nella riga successiva, cioè i gruppi di maglie alte non chiuse. Quindi a questo punto, una volta che avete lavorato l'archetto, ripetete tutta la sequenza, quindi 5 catenelle di separazione, andate a fare la chiusura della pigna lavorando le ultime 2 maglie alte non chiuse. 5 catenelle e di nuovo andate a lavorare il vostro ventaglio. 5 punti alti, ciascuno separato da una catenella. Quindi fate il primo, fate la catenella di separazione, il secondo, catenella di separazione, il terzo punto alto, sul terzo punto alto del ventaglio sottostante, catenella, punto alto. Catenella, fate l'ultimo punto alto e quindi a questo punto siete pronti per chiudere, se non vado errata. Siamo all'ultima coppia di maglie alte, quindi facciamo 5 catenelle. Ricordatevi come siamo partiti, con mezzo ventaglio, quindi rientriamo nel primo punto alto, lavoriamo la maglia alta allungata, catenella di separazione, maglia alta allungata, catenella di separazione e ripetiamo di nuovo un punto alto e in questo modo chiudiamo anche questa riga. Andiamo adesso insieme ad avviare la riga numero 5. Allora ci avviamo con 3 catenelle e adesso praticamente negli spazi tra una maglia alta e l'altra andiamo a lavorare. Nel primo spazio 2 maglie alte non chiuse, chiuse insieme, quindi in questa riga ricominciamo di fatto a lavorare le nostre pigne. Chiudiamo, facciamo una catenella, entriamo nello spazio tra il secondo e il terzo punto alto, ripetiamo 2 volte le maglie chiuse, le maglie non chiuse, chiuse insieme. Quindi a questa volta facciamo solo 3 catenelle e ci andiamo ad ancorare nel primo archetto disponibile. Quindi faccio di nuovo 1, 2, 3 catenelle, vado ad eseguire una maglia alta sul gruppo singolo, vedete queste sono 2 maglie alte chiuse insieme, entrate e lavorate il punto alto. Quindi di nuovo farete 3 catenelle di separazione, vi chiudete nell'archetto di 5 catenelle, quindi rifate di nuovo 3 catenelle di separazione e andate a lavorare le vostre maglie alte non chiuse, che
che vanno lavorate negli spazi sottostanti, quindi punto alto non chiuso, punto alto non chiuso, chiudiamo, facciamo la catenella. Vedete, entrate tra la seconda e la terza maglia alta, di nuovo andate a lavorare le due maglie alte non chiuse e chiuse insieme. I punti alti sono 5, gli spazi delle catenelle sono 4, quindi vi verranno di nuovo 4 gruppi di maglie alte non chiuse e chiuse insieme. Stiamo praticamente replicando la prima riga di lavorazione, quindi significa che una volta che avete riavviato le sequenze saranno sempre le stesse. Quello che cambia, come avete visto, è l'avvio e la chiusura delle righe, perché man mano, sfalsandosi i motivi, vi troverete a lavorare a volte mezzo ventaglio, a volte mezza pigna. Vedete? Sto lavorando il punto alto sulle due maglie alte non chiuse e chiuse insieme. Facciamo 3 catenelle, chiudiamo nell'archetto sottostante con una maglia bassa, rifacciamo di nuovo 3 catenelle, una, due e tre, e torniamo a lavorare le nostre maglie alte non chiuse negli spazi delle catenelle. Una volta che avrete a vostra disposizione lo schema e visti i punti di lavorazione che vi ho mostrato con questa piccola variante della maglia alta allungata, procedere nella lavorazione di questo punto vi risulterà particolarmente semplice. Lo schema ve lo lascio ovviamente sovraimpresso nel video, ma disponibile e scaricabile anche sui miei vari social. Procedendo dunque con la lavorazione del punto, vedete quanto è bella la texture, che è anche bella elastica e quindi con una svaporata vedrete quanto può diventare ancora più bella. Questo filato l'ho voluto lavorare da solo perché volevo un capo elegante, sofisticato, ma può essere combinato con altri filati, sia in lana che in cotone. Ovviamente a quel punto avrete una stola decisamente più consistente. Io ne volevo una molto leggera, come vedrete questo pezzo alla fine avrà un peso di circa 100 grammi. Detto questo, ci sono vari modi di completarla. Innanzitutto abbiamo già finito, quindi io ho una stola 40x160, però potrebbe essere interessante aggiungere dei dettagli che possono essere delle nappine, possono essere delle frange oppure un bordo. Di bordi su internet ne trovate una infinità, quindi potrete sbizzarrirvi a reinterpretare questo progetto dandogli lo stile che più si addice all'outfit sul quale lo volete indossare. Detto questo, vi mostro adesso uno schema semplicissimo che ci permette di creare un bordo che è in linea, diciamo, con il motivo prescelto. Quindi su uno dei due lati lunghi vado a ricominciare il mio lavoro entrando in un punto, faccio una maglia bassa sormontata da 2 catenelle e poi vado a lavorare un'altra maglia alta, faccio 2 catenelle di separazione e di nuovo lavoro 2 maglie alte. Quindi ho creato praticamente un punto W o un ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Faccio 3 catenelle di separazione e in uno spazio equivalente, diciamo, di 3 catenelle, entro, chiudo con una maglia bassa. Quindi di nuovo 1, 2, 3 catenelle, salto l'equivalente di 2 maglie di base e faccio di nuovo una maglia bassa, 3 catenelle. E quindi vado a ripetere di nuovo il mio punto W, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Dovete calcolare 2 maglie di base, nella terza vi andate a chiudere. Questa è la sequenza. Ovviamente, quando fate un lavoro come questo, dove i punti vanno un po' presi, fate attenzione rimettendo più volte sul piano il lavoro, perché se vi tira vuol dire che avete distanziato troppo i motivi. Se invece si arriccia, cioè si va ad arrotolare il lavoro, vuol dire che avete compattato un po' troppo le maglie che avete lavorato. Quindi 3 catenelle e andiamo a cercarci un nuovo spazio. Andiamo a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Quindi farete 3 catenelle di separazione. Vi andate a chiudere con un punto basso in quella che dovrebbe essere la terza maglia di base. Fate di nuovo 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle e andate a ripetere il vostro ventaglio. Il ventaglio è una costante che lavorerete nello stesso modo per tutte le righe successive. Chiuso il giro, volto il lavoro e cammino con 2 maglie bassissime sulle prime 2 maglie alte disponibili. Così facendo mi porto al centro del ventaglio e lo replico.
Quindi mi alzo con 2 catenelle, lavoro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, 2 maglie alte. Questo punto si chiama costante perché ogni volta che lo incontrate lo ripetete uguale. Quindi faccio una catenella di separazione e vado a cercarmi il primo archetto disponibile che è quello formato da 3 catenelle. Quindi è l'archetto al centro. Entrate e lavorate una maglia alta, una catenella di separazione, di nuovo maglia alta, catenella di separazione, 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 andate a ripetere la costante sulla costante. Quindi in questa seconda riga lavorerete la costante, quindi le maglie W sulle maglie W, farete una catenella di separazione e nell'archetto piccolino al centro lavorerete 5 maglie alte separate ciascuna da una catenella. Maglia alta, catenella, seconda maglia alta, catenella, terza maglia alta, catenella, quarta maglia alta, catenella, quinta maglia alta, catenella e quindi andate a ripetere poi la costante, così andate a terminare la riga. Procediamo adesso con la riga successiva che intanto ho avviato perché la costante si riavvia sempre nello stesso modo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Adesso facciamo 2 catenelle di separazione e andiamo a lavorare nello spazio delle catenelle. Entriamo nel primo spazio utile, quindi tra la prima e la seconda maglia, e ci andiamo a chiudere con una maglia bassa. Facciamo 3 catenelle. E ci andiamo a chiudere nello spazio seguente, in questo modo formiamo un primo archetto. Ripetiamo 3 catenelle, chiudiamo nello spazio seguente, formiamo il secondo archetto, di nuovo 3 catenelle, entriamo nello spazio e formiamo, come vedete, 3 archetti. Adesso in tutti i ventagli ripeterete questa sequenza, quindi fatta la costante, lavorerete una o 2 catenelle di separazione, questo può dipendere dallo spessore e dalla tensione del filo, ma il lavoro ve lo dice. Quindi entrando negli spazi delle catenelle andate a lavorare punto basso nel primo spazio utile, farete 3 catenelle di separazione, vi fermate nello spazio seguente con un punto basso, in questo modo formate il primo archetto, 3 catenelle, chiudete con la maglia bassa, formate il secondo archetto, 3 catenelle. Formate il terzo archetto, in questo modo andrete a procedere per tutta la riga. Si riparte, come vedete, io ho già avviato un paio di motivi, sempre camminando con 2 maglie bassissime e entrando nella catenella in modo da poter riavviare il lavoro con la costante perché con quella abbiamo cominciato e con quella abbiamo chiuso. Quindi lavorerete sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello spazio della costante e andrete a ridurre ulteriormente la vostra pigna. Infatti adesso fatta la catenella di separazione, come vedete, rispetto ai 3 archetti sottostanti, ne andrete a realizzare soltanto 2. Entrando infatti nel primo archetto, chiudete con una maglia bassa, fate 3 catenelle e formate il primo archetto chiudendo nell'archetto successivo. Quindi di nuovo 3 catenelle, entrate nell'archetto seguente ed ecco che avete formato 2 archetti in questa riga. Nella successiva ne faremo uno e avremo poi terminato anche la pigna, una catenella e la costante. In questo modo andrete a terminare anche questa riga. La particolarità del punto pigna è proprio questo, no? Che ci avviamo con un ventaglio e gradualmente, man mano che si procede, si va a fare sempre un archetto in meno rispetto alla riga precedente. Nella riga seguente, come potete vedere, ormai le colonne sono ben formate, una colonna di punti W e una colonna con le pigne. Adesso la pigna va letteralmente chiusa. Quindi una volta che avrete realizzato la costante e fatta la catenella di separazione, avrete modo di realizzare solo un archetto. Entrate con una maglia bassa nel primo archetto disponibile su un totale di 2. Quindi fatte le 3 catenelle, vi rimane solo l'archetto seguente ed ecco che l'archetto in questo giro è uno soltanto e poi lavorate la costante. Così facendo abbiamo praticamente chiuso la pigna, resta una riga da ultimare e quindi anche il bordo sarà concluso.
Concludiamo il nostro lavoro perché finita la pigna resta un ultimo giro dove andremo ad aggiungere dei simpatici pippiolini che diventano essi stessi dei motivi decorativi andando a modellare diversamente uno dei bordi della stola. Questo lavoro va fatto solo su uno dei lati lunghi. Quindi sui pippiolini eventualmente potrete aggiungere degli elementi decorativi come frange, nappine oppure charms. Io mi sono già avviata in modo che potevate vedere correttamente la sequenza dei punti. Allora, nella costante faccio maglia bassa e 2 catenelle, nell'ultimo archetto della pigna vado a lavorare un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, un pipiolino. Quindi vuol dire che devo fare 3 catenelle sul punto alto, rientrare con una maglia bassissima alla base del punto alto dove ho originato la prima catenella e poi rientrare nell'archetto, fare di nuovo punto alto catenella, punto alto catenella, punto alto. A questo punto fate 2 catenelle di separazione, entrate al centro della costante, fate una maglia bassa, di nuovo 2 catenelle, cercate la pigna, l'ultimo archetto della pigna, e qui entrate e lavorate la vostra sequenza di punti alti più il pipiolino. Quindi primo punto alto, catenella di separazione, secondo punto alto, catenella di separazione, terzo punto alto e pipiolino. Quindi dove avete chiuso il punto alto avete due asole chiuse insieme, fate 3 catenelle, riscendete nelle ultime due asole chiuse insieme, prendete il filo e bloccate con una maglia bassissima. Quindi filo sull'uncinetto, rientrate nell'archetto, lavorate maglia alta, catenella, maglia alta, 2 catenelle di separazione, vi andate a chiudere con una maglia bassa sulla vostra costante al centro delle 2 catenelle e poi andate a ripetere di nuovo il vostro archetto. Spero di farvelo vedere un po' meglio, quindi una volta chiusi con la maglia bassa nella nostra costante facciamo 2 catenelle di separazione, entriamo nell'ultimo archetto della pigna e lavoriamo qui dentro intanto una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Quando chiudete le ultime due asole, queste qui, fate 3 catenelle, rientrate nelle ultime due asole, fate un punto bassissimo e quindi filo sull'uncinetto, lavorate di nuovo punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, 2 catenelle, vi chiudete al centro del punto W con una maglia bassa, 2 catenelle e procedete in questo modo fino a chiudere il giro. In questo modo si presenterà la stola quando avrete concluso il bordo, vedete la lettura del punto è bellissima, la lettura è interessante perché questo punto si legge bene tanto in orizzontale quanto in verticale, quindi o lo abbiate per la lunghezza o per l'altezza, la resa sarà sempre sensazionale. A questo punto vi faccio vedere due tipi di indosso diversi e vi do dei suggerimenti utili. Infatti, per chi ama la praticità a tutti i costi, che non vuole rinunciare allo stile, ma proprio la stola che scivola non la sopporta, che abbiate fatto la stola da 1,60 m o da 1,80 m, potete ricorrere a questo trucchetto facilissimo, che consiste nel doppiare la vostra stola, quindi la ripiegate in due, indipendentemente dalla lunghezza. Il lato chiuso, perché qui abbiamo un lato chiuso e un lato aperto, il lato chiuso è quello che vi interessa. Da questo punto andate a lasciare una misura di circa 30 centimetri e mettete per il momento un marcapunti. In questo modo andate a ricavare di fatto uno scollo. Quindi se prendete il centimetro e calcolate una trentina di centimetri, i centimetri possono variare in base alla statura, all'altezza, alla corporatura, quindi prima di cucire eventualmente fate delle prove con i marker. Se voi andate a chiudere questo pezzetto cucendo da un minimo di 3 a anche 15 centimetri, dipende da un paio di cose che poi vi mostrerò, perché se volete la spalla più scoperta basteranno 3-4 punti di cucitura, se non volete una spalla troppo scoperta potete cucire una decina di centimetri, anche 15.
In questo modo, se un tratto è cucito, la stola può essere indossata dalla testa, in questo modo rimarrà sempre perfetta, indossa e non vi scivola. Però in questo modo avrà pochi modi di essere indossata, due o tre ce ne sono comunque. Se invece vi piace di più l'idea di una stola che potete variare, invece di cucire ricorrete ad una spilla. Nel dubbio vi faccio vedere un paio di cose. Come vi avevo anticipato poc'anzi, ecco innanzitutto la nostra stola, bellissima, mi piace veramente molto. Spero che questo bellissimo punto di colore, questo oro brillante, si sia potuto leggere nel modo giusto durante il tutorial. Ed è un pezzo veramente un vedo non vedo, molto delicato, perché la trama comunque del punto, che può essere lavorata per l'altezza o per la lunghezza, è bellissima, e quindi chi va ad utilizzare queste stole per le cerimonie, eccetera, non ha una stola né troppo chiusa né troppo aperta. Quindi per un matrimonio estivo molto caldo abbiamo la trasparenza giusta, sufficiente per coprirci le spalle, ma poi comunque bella traspirante. E come tutte le stole, può avere un'infinità di utilizzi diversi, anche semplicemente appoggiata sulle spalle e annodata sul davanti. Ciascuno con gli outfit più svariati potrà reinterpretare questo pezzo in una versione più casual chic, quindi camicia e jeans, oppure, come detto, nelle occasioni importanti. La stola lasciata aperta chiaramente vi dà molta libertà interpretativa proprio in base all'occasione di utilizzo o in base all'outfit che indossate. Come invece vi spiegavo alla fine del tutorial, se voi andate a doppiare la vostra stola e andate a realizzare una cucitura, diciamo di una trentina di centimetri, questo sarà l'indosso, sarà un indosso fisso, quindi però vi dà maggiore libertà di movimento. Quindi adesso io vado a fare questa piccola cucitura e ci rivediamo tra un attimo, in modo che possiate vedere la differenza tra l'una e l'altra. Questa stola bloccata in questo modo può essere indossata in altre due maniere, anzi tre. Innanzitutto l'apertura la potete portare sia verso destra che verso sinistra a seconda del vostro gusto, ma può essere spostata anche in avanti o indietro. Ebbene sì. Infatti, se magari il problema della scollatura è più sul davanti, oppure, non so, avete mangiato tanto, si è gonfiata la pancia, ci capita, ecco, durante le cerimonie. La risultante potrebbe essere questa, cioè quella di indossarla con l'apertura in avanti. Dietro avrete sempre l'effetto stola, perlomeno però la stola in questo modo non vi scivola, e se non volete minimizzarla qui al centro potete anche creare un piccolo drappeggio, aggiungere una spilla, un fiore, qualcosa che insomma vada a colpire molto l'attenzione. Viceversa, se il vostro abito ha una scollatura profonda sul dietro e quindi lì il problema, la girate nuovamente. Quindi avrete un effetto stola semplice sul davanti, mentre tutto il resto vi va a scivolare dietro. In questa maniera avrete coperto eventualmente una scollatura importante sulla parte posteriore del vostro abito. Come sempre, ci sono tantissimi modi di interpretare un progetto, non solo con il filo e con il colore, ma anche con le varie portabilità. A questo punto mi fermo, credo di avervi detto davvero tutto. Io, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità. A me non resta che ringraziarvi per avermi seguito, rimandandovi al prossimo video tutorial. Ciao!